No, vabbè, dai. Cioè, Sì. peggio della signora. Bussano. Bussano a questa ora del mattino. Avanti. Chi sarà mai? Avanti. Ma no! La signora Signora Vida! Vita! Buonasera, signora Signora Vita! Vida! Che piacere! La metti certo, se l'ha vista mettere. Sì, capisco che ha la sua bella, ma poi che bel boccoli che ha! Sì, io sono sua fan. Anche io, noi tutti siamo sua fan. Che malattia! Sì, mi scusi, no, ma no, non è che per caso hai incontrato Gianfranco prima di venire? Io li vengo in Giovanni a giocare da passi. Ecco. Ma se no ti pare che mi faccia già. Comunque sono un po' stanca veluta perché vengo ora di mai diverso. Arriva ora. Ma che bella abbronzatura che ha però, signora grazie, Vita. Grazie, è invidiante, invidiante. Sì, invidiante un nuovo vocabolo, invidiante. Sì, l'hanno coniato apposta per te. Adesso lo comunichiamo all'Accademia della Crusca che provvederà a correggere tutti. Tutti i vocabolari. È ammiria. Che avere questa bella abbronzatura, questi bei boccoli così vaporosi. Sì, mi rifici un capolaereo. Belli. Era vicino al reattore. No, ma mi si rompeva la mandaventola. Noi vogliamo sapere, signora sì. Vita, perché noi l'abbiamo vista, l'abbiamo seguita. Ma che non sapete quando scendevi di l'aereo, quanto gente che mi rompevano le palle. Ma immagino, va bene, le palle sono appassionate. Sì, 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 che si rompono veramente le palle. Che... No, ministro, queste parole non si dicono, quindi dico palle. Giusto. No, dico, lei ha partecipato e ha vinto il Reality Survivor Maldive. Ti piace con dubbi? No, no, sinceramente ce l'avevamo il dubbio, perché conoscendo Gianfranco... quattro metà basi mi erano chiede, cose inutili. C'era chi era che ci usciava, chi sei annescita prima di tutto e mi ci arrestavo. L'auto, la giazzuna, da chi sta annescito pure, e poi c'era chi invece le casse da c'è chi sarebbe chi quello che è chiuso nel gabinetto? Sì, perché non si può difendere, essendo chiuso nel gabinetto, dopo, mischino. No, lasciatelo cagare tutto. Vabbè, però, cosa ha vinto? Ah, dopo mi futterò. Perché mi hanno detto che vincevo 1 milione di euro e poi mi disse che mi a fare a devozione. E come finisce? Si doveva devolvere. Ci si devolve in casa mia. Dice no, avessi dice una cosa disgraziata. Che disgraziata che mi ha e insomma alla fine non mi potete fare né minne né manco musso. Mannaggia. Niente. Insomma, ora vedremo se ma perché non si può tutte queste solite quando minne sai a fare, ma? Io il cerito li vorrei ben abbonare. No, no, io pensavo che non più di. Due. Due davanti e due arrivi. Non si sa, non si sa mai, magari si spunciano più di davanti. No, non è che proprio mi piace che fanno mangiare la rena a toccare il a puro, ecco, no, vabbè, io so che è un poco strana, ce l'avevano detto, ma non è curioso. Curioso d'assai, dobbiamo dire. Curioso d'assai. E quindi alla fine, visto che per forza ha dovuto. E dare, fare la donazione a quali disgraziati li ha ancora non ha deciso ancora perché non ha deciso un'associazione di parenti me noi. A questi no, no ma ci stesso. Siamo noi disgraziati di Zacca Radio noi accettiamo noi siamo pure disgraziati no, quindi no. 1 milione di euro a noi dico no, ma che la metà. Dico, non è che deve devolvere tutti insieme, ma in varie associazioni. Ma il mio cugino fa panettiere. Un quartino. Che vuoi. Sì, sicuramente un spiloncino. Sì, 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 però ne hai mai stato, signora mia. Ma è un spiloncino. Signora giusta, giusta, se le hai di sì che vuole di mia pure, ma scusate. Cioè, non l'ho capito, mi sta dicendo a mia che io di sì. Ma mi mangio, no, me. Ma... No, dico, sta parlando, senti, occupala, che è andata, noi la sappiamo, la storia della signora Vita. Lei è andata alle Maldive con suo marito con la speranza che avvenisse il miracolo. Sì, sì, così. Il risveglio del desiderio. No, il risveglio rimoite, ma niente. Niente, un miracolo, niente. Manchi squale ci portano. Niente, manco lo scando, niente. Ha provato con l'elettroshock. So che. Quando vi hai tenuto. Ascolta. La scossa. No, io sogno libera. Perché lo attendai, una storia lui te mezzo squale questo gioco, ma anche squale. Ma c'è mia, ma poi si. Perché tu mi faccia sempre dice, dato che pare tipo, ma
giusto che manco si muovia e si veremmo o te a modo manco squale ne vosero perché manco esca viva pari da cosa niente ma... esca morta c'era gli proprio... non ne vogliamo proprio modi... lo schifo della terra è più... ma povero meschino veramente sì, sì, ma come sì. Si chiama suo marito Salvatore Moggio si chiama Salvatore Moggio di cognome sì sì è di fatto puro è di fatto e ma qua la colpa ce l'ha lei perché uno che si chiama Salvatore Moggio ma che però, cosa voleva pretendere però è però ai tempi tanto Moggio non doveva essere ma non è stato mai mio marito veramente un galasciune niente niente allora vorrei tradotta ma, questa parola calaciune cosa vuol dire calaciune va peggio du stato. Diciamo sempre cose qualche cosa liquefatte ma poteva cambiare cavallo volendo Era una donna di donna fedele di altri tempi. Non è a cambiare cavaggio, io gli accantieri proprio a Ceggio, che è diverso. È andata nell'isola sbagliata. Sì, sì. Ma dopo c'erano quei paracetti, ma niente, volavano a un... Giabanna, niente di... Ma non erano tutti un metro e mezzo. Ma sai come si dice di cui te? Sì. Si dice sì, che poi tra dire e fare cioè, ci può essere il mare in quel caso l'oceano tra la torre e l'auge c'era l'oceano un grande mare quindi il signor Salvatore non è venuto con lei no ni lasciamo dunque questo scoop sogno divorzio separato come si separata sono separata. Di nuovo sulla piazza se stanno cingando sono sulla piazza ma meglio di Gemma Galgani voglio dire come quei Gemma Galgani Gemma Galgani è famosa. Ah, chi è di uomini e donne? Di uomini e donne. Ma va a dire lei. No, mischina. Se lei mi dice ad Appinala chi chiangi, io lo capisco. Chi è che chiangi sempre e chi si è fatta a tutte, diciamo. Che piangente la chiamiamo. No, che non si è potuta fare tutti, praticamente. Mi si manca qualche uno. No, però comunque, scherzi a parte, io sono sicura che la signora Vita, se si propone a uomini e donne, ci fa scarpetta a Gemma. Sì, sì. Vuoi mettere tu il riccio biondo, il riccio... No, ma più che scarpetta ci tiro proprio a zoccola. Perché già zoccole e tappenare vanno d'accordo, diciamo. Ma lei non si può mettere in questa categoria. Carissima, la signora Vita ha fatto colpo sul DJ delle Maldive. Hai capito. Ma questo lo racconterò nella prossima puntata. Ma che come si chiamava Tatiana, questo DJ? Tatiana, devi dire, chissà chi scrive, chi ne scrive prima, ma ancora ve le non colpo. Ammiria, ma chissà Ammiria. Tatiana, contattami, il numero non ce l'hai, contattami. Tatiana, puoi anche scrivere a noi qua a Zaccheradio. Ma la possiamo invitare pure a Zaccheradio. Ma certo. La natura manda a tutte. Ma certo, povera Tatiana. Ma magari Tatiana porta pure Salvatore e cerchiamo di fare noi stranamore. Cerchiamo di fare stranamore e vediamo di farvi riunire. Solo se certise e basta. E vedremo di fare questo miracolo. Che possiamo fare? Come ti... La portiamo, allora. Non lo so. Sfruttando la canzone mandiamo un messaggio a Salvatore. Salvatore, io mi ricordo quando tu eri, diciamo, un toro, solo perché ti facevi coina. E dico, poi negli anni, insomma, ci siamo accoppiati ripetutamente con scarsi risultati, devo dire, perché tu prima che, insomma, io c'era la chiave, ma la tia da anni già mi ha buttato. E diciamo che, insomma, le Maldive è stato in abbastanza, il clou. E, insomma, io ti ho lasciato lì, e fammi sapere, se hai qualche sapere di notizie, insomma, fammi sapere prima di sutta e poi di ingabbo. ma poi mi sentiamo cazzo mai. È la cosa più importante, Salvatore, non ti ricampare senza l'attrezzo apposta. Esatto. Perché... Già, faccio faro tagliando, a meno che quello che arriva non è quello di dietro. Erano parole piene d'amore, accorato, un messaggio proprio accorato di ex donna innamorata. Perché comunque, secondo me, allora... qua la dico e qui lo nego, secondo me la colpa di questo allontanamento ce l'ha il DJ delle Maldive, perché se lei è una vestivista carne frisca quello con metti niente manco un gioco, cioè, allora è proprio sfortunata. Sì, dico sì. Un viaggio da Maronna ci può dire a fare io punto. Ci faccio pure a baggio più ma niente ci può dire non ha funzionato. Fatto un bagno una vasca di Lourdes, fatto un bidet, niente. 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 Niente.
ma si è riuscito pure Amarone. Asciutto e sicco. Oramai la papalumma in pace, mio marito. La colomba della pace, proprio ha raggiunto la pace dei sensi. La pace dell'uccello, diciamo. La pace. All'uccello in pace, come si dice? Ma è di una tipologia, una razza, questo no, uccello? No, ma secondo me è già estinto. Estinto, sterodattilo. Ah, no, sterodattilo. Certo, se una si vuole immedesimare, veramente brutto. No, che tu mai da immedesimare, mia. Perché vince sempre chi ha la storia forte. Io la via moggia, ma vinci tu stesso. Allora, è arrivato un saluto, ciao Gianfranco, però non sappiamo chi sia. Fermatevi. Se qualcuno che è mezzo sostanzioso, casomai. Il disegno è mezzo teschio e mezzo. Ma quindi è molto fruito già. Sì. Mio marito. Praticamente è la sorte, la signora. No, Rita. Non posso fare niente io. Questo passa al commento. A qualcuno però non c'è. Ma dico, l'avete vista bene la signora Rita? È bellissima. Con questi capelli che così. E ora è davvero il calendario. Ah, ecco, no, il calendario. Mi fecero fare un calendario perché vincere non c'era tutta questa cosa, stare io sul regolamento, perché non lo sapia. E mi dicevano, mettimi a conti, poi diciamo che me le Maldive si presta come sfondo. Certo, per certo, fare... certo. Poi con tutti quei pesci. La sabbia, le palme. Esatto, infatti io ci vedo, ma dice che c'è Bello Pisce, no? Sì. No, congelatore proprio. No, era pesce, proprio pesce. Io pensavo a gente per i pesce. No, non era proprio pesce. Non pensavo alla specialità ittiche, no? Esatto, niente. Ci restiamo un po' delusa resti Maldive, ci restai contenta perché era per chi vincere. Certo, però dico, effettivamente io concordo alla rabbia della signora Rita, perché porca miseria, c'è un milione di euro. E alla fine li devo regalare. Esatto. Cioè, se uno è disgraziato, io vado là perché sono disgraziata, esatto. Quindi è giusto che va a me. Ma lei dico è una protesi da mezzo, perché faccio pure tu che hai pure questi problemi dopo e fanno protesi, giusto? Una volta che si andava per fare le protesi, cioè due al prezzo di uno. Siamo a Mario che credo inginagliare. Ecco, sì. Non lo so. Pignare, avi che pinivoli, quando avevi il mio marito. Sì, esistono questo tipo di operazioni. Sì, era Ghido, tu a sapere che io una volta c'era mia cucina che tu dice, Ghida, per fare salutare minne, si dice mettere pompette e cazzutta, no? Cioè io ne so marito e ci fa dice, metti nome, ti piace, tu che conosci, io ti piace, ti ha fatto mettere pure io pompette. Ma scusi tanto, visto che ci può essere questo espediente così, perché non lo consiglia? Perché un scoppia. Povero signor Salvatore, non lo so. Noi comunque, signor Salvatore, le siamo vicini. Sì, sì. Perché effettivamente ci rendiamo conto che quanti anni che siete stati insieme? Stanno facciamo 25 anni di matrimonio. Perché di marità, ma dai data, dai dia. Ah, 25 anni di matrimonio finiti sì. Così. Finiti peccato, stanno peccato. Festeggiava, muora. Un 29, ecco perché dicevo 25 anni. Ma aspettate, ogni 4 anni. Avete sbagliato, voi festeggiavate, vi prendevate i regali della festa e poi rilassavate. Ma che... pure mi detto un'idea. Io riuscissi di fare ha visto perché a me. Ma lei si chiama Lo Piccolo perché Lo Piccolo di noi. Sì, sì. No, perché ce l'ave piccolo, capito? No, 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 anche perché comunque penso che si vede che si vede che c'è. È piccolino. E quindi questo. Quindi perciò lei faccia pace con Salvatore. Questa cosa è un'idea che si potesse fare. Vabbè, tanto ci ho mandato. Soldi in busta, giusto? Perché una volta che la casa la messaggio ci ho mandato. Sì, lo mandiamo. Quindi teniamoci in contatto. Poi vediamo, io casomai vi faccio sapere qualche cosa. Mi fanno qualche video e vi taggo, Zaccheria, perché ormai diventa esperta pure. Certo, di... certo. No, ma noi vogliamo essere aggiornati sempre. Vabbè, allora vi faccio movimenti. Ormai la risposta che mi lunai, tu casomai va manno. È un consiglio. Soldi in busta, perché avendo una casa già così almata, che cosa ve ne dovete fare dei servizi di piatti, di altri regali? Con tanti in mano! Con tanti certo. Saluti, così finalmente lei può realizzare il suo sogno. Giusto. E magari una protesi pure per Salvatore. L'idea prima di tutte. E speriamo. Ci sono chirurghi che fanno miracoli da questo punto di vista. Ma no, veramente ci vuole un signore sì, e gli dice Lazzaro, alzati e cammina.
Ma ci credi, ma proprio qua c'è Lorenzetti, per esempio, dottore Lorenzetti, grande chirurgo. Perché noi ci aggiorniamo, noi. No, io non ho problemi, no, di questo genere. No, lei non ne sa niente, no, ma io la vado con tuo marito, siccome io seguo quella simpaticona di Barbara D'Urso ogni tanto, e quindi ci va sempre questo dottor Lorenzetti, che è un bravissimo chirurgo, che ha fatto tanti miracolini. Quindi chissà che su, però è caro, signora Vita. Non glielo dico, è caro. C'è qualche messaggio WhatsApp da leggere? E allora? No. Un nevio. Poi non è che senza occhiali io proprio un giammiccio. Ah, ecco. Non giammiccio. Cioè, no, c'è un messaggio con un link, però non riusciamo a capire di che cosa si tratta. Va bene. Ok. Sì, però io sono curiosa. Tanto voglio salutare la mia amica Rosy, che anche lei ci segue da Ferrara. Ciao, e un abbraccio a tutti, e soprattutto alla sua amica Rosy, che sono io. Alla signora Vita devi salutare, Rosy mia, perché lei è un maffenno, un maffenno. A mia meno mi salutano, meglio è. Non mi devo sapere, Cristiana. Ok. Diciamo che non è tanto socievole la signora Vita. Però si è fatta tanto amare nell'isola. È stata votata da tutti, dalla maggior parte. Gianfranco ci è rimasto male, poverino, perché si credeva che doveva vincere. Sì, io convinto era che ha vinto. Invece da pigliare un culo. Allora! Dobbiamo mettere il bip qua. Amica, che un po' scusi, mi dia la trombetta lì, ogni volta a dirci una parolaccia. Io quando la metti, se la vuoi tungare, almeno mi arresta che sta con un mucchio. Tatiana scrive: la signora Vita ha uno stacco di coscia che ha fatto breccia. Sempre al DJ? No, diciamo che signora Vita mi saluti, Salvatore raccomandato. Salvatore, ti raccomando, vai bravo. Ma non è che Salvatore sotto mentite spoglie? No, niente. Ma chi c'è il cacassuto? Ma chi c'è il cacassuto? Niente, se mangiano anche a bufile, mi sa tutta lì, ripeto morto come a mio marito. Mamma mia, non oso immaginare i poveri abitanti delle Maldive che davanti quest'uragano! Che si questa sono tempesta trovati sessuale, davanti. Tsunami era io. No, ma non solo lui, anche Gianfranco, che è sempre chiuso nel gabinetto. Perché tra lei e Gianfranco non osa immaginare, cioè Giussi, cosa non scorre buon sangue, no? Cosa ti sei persa? Dici, meglio signora, cioè, delle 13:50. Giussi è nel mezzo tra uno e l'altro, che si dicono sempre parole. E poi no, mezzo... Signora Vita, ma lei ha mai pensato di fare teatro? No, ma non mi piace questa cosa mia. Già basta Chiddu che fa Glielo dico, siccome Giussi e Gianfranco hanno una bellissima compagnia teatrale. E non lo dovevo dire. Schifo, allontana tu, mia. Signora Vedrò in merda nel tempo. Signora Vita. Cosa è inutile. Ma signora, io per lei ho votato. Che umore. Io Tu pure, non sei meglio. Ciao Riccardo Nicoloso, conoscete a chi sto? No. Riccardo Nicoloso, come si mise mezzo coscia? No! Non si può dire? Ma dov'è? Niente, ma fare ca cucupallo, quelli che comanno a ca nel suo programma. Cosa vuole sapere? Sarà mio nipote. Io voglio sapere, sì, nel suo programma potremmo fare una puntata che io cerco u toy boy. Certo! Ci possiamo provare. Sì, e allora facciamo una cosa. Vuole fare un altro messaggio, Maria, per il tuo boy? Maria Angela Giglio, buonasera. Buonasera, signora Maria Angela. Sì, faccio un altro video messaggio, se si può fare. Sì, certo. Signora, la prossima puntata, quando hai tempo, perché sì, per certo, ora mi ha dedicato canale, perché ora a fare cucinate, cose, tante lunghe ricette sbagliate, Cristiana, che me ne fottere. Sì, però lei riuscirà così. Me ne fottere lo stesso, se nessuno mi segue lo stesso. E allora, partiamo col video messaggio? Sì. Dunque, sì masculo, ma masculo però, no, tanto per dire, va. No, Salvatore. Sì vivo, e hai tutte cose vive, soprattutto, capisci a mia. E allora ne potremmo forse sentire. Anche una botte via, non ho problemi io, va bene? Okay. Bene. Sì, perché io sono la signora di altri tempi, ma chi mi aggiorno? Si aggiorna. Aspettare su un video botte in via quando mi capita, almeno cambio la chirurgia. In effetti, ma anche perché comunque, visto il suo sfortunato trascorso matrimoniale con suo marito,
giustamente si deve rifare. È giusto. Sì, mi devo fare o rifare? No, mi dico che mi fare niente, niente, non mi posso rifare. Allora, cerchiamolo non solo vivo e attivo da quel lato, ma anche col portafogli. Sì, poi se dottore che fa operazioni ancora meglio. Sì, sarebbe l'ideale. Dico, diciamo. Sono in fibrilla questa possibilità, che chi la di quando si marita o si riferisce tutta, chiama la fissa. Prima che l'ha lasciato, sì, perché mi pare che l'ha lasciato. Sì, non ne ha più palle di idea. Oramai si dice cusere tutta. Mi pare appunto, si è fatta fare. Dice, voglio essere di nuovo vergine, si dice cusere, si riferirà un punto, cioè che ci sia un punto pure dopo. Sì, vero, non è informatizzato. Ma non è un sarto, magari, no? Sì, ho detto cose, tutte cose, sai? Non è un gatto di pari tutto il giorno. È aggiornata, è Barbara mia, che con il cuore io la voglio troppo bene, come se fosse di famiglia, Barbara. È vero, Ogni giorno mi venite pure una giusta luna. Ma io ne sono sicura che la signora Rita arriverà anche lì. Sì, facciamo una pausa, Va libero a chi io sarà. Mischino sarà. Saluto a tutti, vi vedremo la prossima volta, mi raccomando, signora Vita, è stato un piacere. È stato un piacere, signora Vita. Tutti dall'astare. Certo, perché ora va. Fare in culo. Grazie altrettanto, signora Vita, con affetto, con affetto veramente. Cioè, ragazzi, cari, il proteggio la Madonna del nostro affetto.